ci troviamo ancora presso la trattoria Sole di Pozzolengo in compagnia di Benny, l'altra chef di cucina, e complimenti perché è difficile trovare due chef in cucina, anche una donna. Oggi è una nuova ricetta, cosa ci proponi? Oggi dalla trattoria Sole vi presenteremo un risotto allo zafferano di Pozzolengo. Queste dosi sono calcolate all'incirca per un paio di persone. Innanzitutto prepariamo un nostro fondo con della cipollina fresca bianca, delle fettine non troppo fini, che andremo a rosolare in padella con dell'olio extravergine d'oliva, sempre del territorio del Garda. Rosoliamo la nostra cipolla a fuoco vivo, la facciamo imbiondire, incorporiamo alla cipolla imbiondita un riso super fino Carnaroli a cascata e lo facciamo leggermente tostare. Aggiungiamo lentamente un goccio di vino bianco, io preferisco il Lugana visto che siamo nel territorio di produzione. Lo lasciamo sfumare in modo tale che perdiamo l'alcol ma il profumo resta, e andiamo ad aggiungere lentamente un brodo precedente preparato di carne fino a termine della cottura. Aggiungiamo anche un pizzico di sale al brodo e lasciamo cuocere il nostro risotto bagnandolo regolarmente con il brodo per un quarto d'ora 20 minuti in base alla quantità del riso che mettiamo. Io consiglio, per rendere il risotto più cremoso, di aggiungere durante la cottura qualche ciuffetto di burro per dare già un aspetto di cremosità al risotto. Questo è un piatto che veniva già servito in questo paese tantissimi anni fa, quando il territorio era già pronto per la produzione di zafferano. Le colline moreniche sono frutto di coltivazione, oltre che di vigne e lugana, di zafferano, e noi ci serviamo proprio qua sopra, c'è un'azienda che ce lo fornisce settimanalmente. È rigorosamente in pistilli, quindi non troviamo una polvere ma dei pistilli di un rosso intenso che lasceremo ammollire durante la sfumatura del risotto in modo tale che ci fornisca un brodo rosso. Aggiungiamo lentamente lo zafferano con tutta la sua acqua e continuiamo lentamente a portarlo a fine cottura. Il pistillo rimane integro, lo facciamo ben bene rapprendere in modo tale che il riso, come i grandi chef dicono, risulti all'onda. Per non mascherare il gusto dello zafferano, consiglio di non aggiungere formaggio parmigiano all'interno, ma di spolverare la base di un piatto in questo modo, e poi si va a impiattare il nostro risottino allo zafferano di Pozzolengo. E voilà! Questa è la consistenza che bisognerebbe riuscire a mantenere, non troppo asciutto, e il piatto è pronto.